l'obiettivo loro è una finale, sarebbe una storica finale nel due senza femminile. Croazia quindi per quanto riguarda il secondo posto, e poi la Francia invece viene premiata ora per loro. Intanto è cominciata, dopo questa gara andremo in pubblicità. Il doppio Tiziano Evangelisti, Andrea Crippa in acqua 1, acqua 2 per la Grecia con Vasilias Angelopoulos, Mikhail Kuskuridas, acqua 3 per il Messico, Francisco Estrada, Enrique Morales, acqua 4 ancora Italia, Michele Mazzarini e Alessandro Brizzi, acqua 5 Davide Mumolo e Luca Rambaldi, ieri grandi protagonisti del singolo, oggi in doppio, il singolo che vedremo poi dopo. Quindi insomma oggi si giocano questa possibilità di vittoria, potremmo vedere in acqua 5 anche loro per il doppio pesi, doppio junior. Beh, ottima interpretazione del direttore tecnico Romagnoli, vuole valutare tutte, vuole considerare ogni possibilità, tenere questi ragazzi sia in singolo che in doppio, dà a lui la possibilità di valutarli, di poter, ora che siamo lontani dalle regate importanti per loro, i campionati del mondo ad agosto, dà la possibilità appunto di vedere come si cimentano, come si comportano anche nella barca multipla. La punta intanto dell'acqua 1, la prima Tiziano Evangelisti di Andrea Crippa per questa gara. Crippa Evangelisti, Rambaldi Mulo come detto per il secondo posto e poi Estrada Morales. Intanto eccoci qui con Montrone. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti. È una grande prova di forza anche oggi. Sì, oggi è un'altra gara molto combattuta dall'inizio. Sono stato più attaccato alla prima parte al lituano, che è un equipaggio, un singolista molto valido, è arrivato settimo ai mondiali l'anno scorso, quindi lui sa il fatto suo in singolo, quindi sono scontento della prima parte di gara. La seconda parte di gara è da migliorare, devo lavorare un altro po', però penso di poter dire ancora la mia in qualche altra gara in singolo. Beh, che possibilità, ecco, dici allora quali saranno appunto i prossimi appuntamenti, come credi o se sai come sarai valutato o considerato in visione dei prossimi appuntamenti? Non ho ancora parlato con il direttore tecnico Peppe De Capua, quindi non so come ha valutato le gare, quello che è riuscito a vedere dal campo. Aveva detto che doveva essere una gara in cui mi avrebbe visto, e quindi penso che io mi sono comportato al meglio che potevo. Se l'ho convinto continuerò così, se non l'ho convinto non so quello che deciderà per me, ecco. Bene, ovviamente ci auguriamo che tu possa continuare, anche perché il miglioramento lo si vede di gara in gara. Abbiamo appunto detto in telecronaca che comunque il singolo non è proprio la tua specialità e che comunque sia stai facendo appunto le ossa in questa barca che sappiamo tutti è la barca forse che non concede nulla, che non dà possibilità a nessuno, che non ti inventi niente. No, assolutamente, il singolo, poi tu da tecnico lo sai con tanti anni di esperienza, è proprio la barca dove esce tutta di più l'esperienza delle gare. Gara per gara si migliora. Io le prime esperienze le ho avute questa gara nazionale due settimane fa, certo. E sono andato abbastanza bene. Adesso con gli allenamenti e anche queste 3-4 gare qui mi sento migliorato e spero di poter continuare, appunto. Hai un compito difficile perché so c'erano i due lituani che sono avversari, sì, tosti, sì, sì, molto tosti. Lituano, quello che ha vinto Grisconis degli spessore internazionale, finalista, posso dire uno tra i finalisti mondiali dell'anno scorso, quindi è spessore internazionale. Il secondo è qualificato in doppio e quindi anche lui ha da parte sua esperienze internazionali di alto livello. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi. Grazie e buon lavoro. Grazie a Domenico Montrone quindi per essere stato qui con noi. Siamo nella parte finale di gara e noi facciamo un attimo una
sì, indietro nel tempo andiamo, caro Lello Raffaello, e qui ti chiamo tutti Lello e poi condizionano anche me, che è sbagliato. Riccardo Dei Rossi, buongiorno. Buongiorno. So, per chi non lo ricordasse, avete vinto un mondiale insieme, no? No, abbiamo vinto due mondiali due insieme. Mondiali. Due. Medaglia d'argento alle Olimpiadi di Sydney. Sì. Mi ho fatto anche, direi, il record del mondo. Tanti ricordi. Tanti bei ricordi, tante lucerne. E siamo sempre qui, uniti. Perché dopo lo sport sicuramente si continua anche un'altra vita e c'è sempre ovviamente e c'è anche tuo l'amicizia. Figlio. E c'è qua Nicola. Il buon Nicola, mio figlio, 12 anni. Già lo stai indirizzando al canottaggio? In questo momento lui è un rugbista, però... Bello, sì. Grande sport, eh? Sì, sì, sì. Sport grande sport che assomiglia molto al canottaggio. Beh, lì non puoi barare, lì devi avere coraggio, eh? Stai sì. Dritto. Sì. Non ti puoi nascondere neanche nel rugby, quindi... No, gioco di squadra anche quello. E lui adesso desidera iniziare a far canottaggio, però cosa dici, Nello? Beh, di sicuro qui... nel Piediluco sai che troverà terreno fertile, hanno riaperto il college, quindi aspettiamo ancora un attimo. Senti, che impressione ti dà, parliamo insomma anche della nazionale oggi, del come stiamo messi, insomma, che... Ti dirò che io finito a Sydney ho avuto poche possibilità di rimanere all'interno della nazionale di canottaggio, però diciamo che dall'esterno mi sono bene o male sempre un po' informato e sicuramente direi che siamo in una situazione di, io la potrei chiamare in una situazione di evoluzione, ci deve essere una situazione di evoluzione e spero che questi nuovi giovani possano intraprendere questa avventura, ma ci deve essere, tutto deve iniziare secondo me, siamo ancora in una situazione di partenza, no? E quindi speriamo bene con questa Olimpiade che sta per arrivare. Sai, con Riccardo dicevamo, quando lui mi ha chiesto, ma qua sta arrivando il doppio, sì, di Alessio, ma come Alessio quello nostro, sì, Alessio Sartori, ma ancora, dicevo, sì, certo, Alessio quello che conosciamo noi. Quindi di fatto vedere, come dire, dall'occhio di un esterno che da tanti anni non vede il canottaggio, ritrovare delle persone che remavano con noi insieme a ragazzi totalmente, almeno dal punto di vista, diciamo così, fisiologico, di fisionomia sconosciuti, è veramente un impatto importante. C'è un ricambio che ci sarà sempre, Riccardo, e ovviamente il canottaggio è sempre in evoluzione. Tu hai visto questo e vedrai che a mio avviso a Londra ci saranno delle sorprese con ragazzi veramente giovani, insieme a ragazzi che hanno remato con noi. Questa è la cosa bella. Speriamo che noi possiamo essere comunque un punto di